Buongiorno. Buongiorno. Da dove viene lei, signorina? Dunque, io vengo dallo stabile di Genova. Ho lavorato con Fo, Streller, Visconti, Ronconi, bene. No, bene, lo lasci dire a noi che siamo qui per questo. Guarda, questa. Che ci fa ascoltare di bello? Non so, le va bene D'Annunzio? Va bene questo Panunzio. Tutta di verde mi voglio vestire, tutta di verde per Santo Giovanni, che in mezzo al verde mi venne a fedire. Signorina, brutta lei, ma brutta anche la poesia. Prego? Come, la figlia di Orio? Può essere la figlia. Può essere la figlia di chiunque, mi dispiace, ma noi non accettiamo raccomandazioni. Ma che raccomandazioni? Dica al signor Iorio, suo padre, che poi io non mi ricordo, che Arbore purtroppo non accetta raccomandazioni per il suo spettacolo alla televisione vaticana. Perché lei sa, in televisione c'è l'indice di gradimento che si alza o si abbassa. Lei purtroppo, così vestita, con questa faccia un po' deperita, secondo me lo abbassa l'indice di gradimento, mentre l'indice di gradimento si alza quando ci sono quelle un po' piene di vita, lei capisce, un po' rotondette. Sì, certo. Comunque, insomma, glielo dico sinceramente come un fratello. Poi c'è tutta questa mancanza di donne di servizio in giro, io non so perché poi tutti vogliono fare l'attrice. Vabbè, comunque, non Senta, è importante. Mi scusi, maestro. Dica. Potrei parlare un attimo in privato? Ecco, questa è la solita che cerca di sedurmi perché faccio il regista. Non molto, No, vengo subito, dobbiamo andare avanti con le prove. Fatto male. Ma ha dato uno schiaffo? Sì. No, è impossibile. Impossibile. Avanti il prossimo! Anzi, la prossima, quella. Qual è il tuo nome, piccola? Non ho capito la domanda, scusi. Come ti chiami, cara? Loredana, piacere. Piacere, hai visto che hai capito la domanda. Bene, Loredana. Senti, fatti un giretto, allevati quel leopardo, dai, fatti un giretto. Aiuto. Aiutala. Però non... Aiutala, ma levati, fatti un girettino. Brava, brava. Senti, Loredana, che ci fai vedere, che ci fai ascoltare, scusa, di bello? È una poesia di mia composizione. Sì? Si intitola Innaffiami. Innaffiami, vediamo un po'. Amor, quando mi hai amato, un fiore in me è sbocciato. Quando sei partito, quel fiore s'è appassito. Perché non torni ancora a stringermi sul cuore? Innaffiami, innaffiami, per non farmi appassire col tuo innaffiatoio, perché se no io muoio. Con il tuo innaffiatoio, perché se no io muoio. Ma è molto carina, l'hai fatta tu? Sì, certo. Oh, che bello, originale l'idea dell'innaffiatoio. Grazie. Grazie a te, Loredana. Ciao, grazie, ci vediamo. Buongiorno. Presa. Due più, più, due più. Più e più, è questa. Oh Renzo, questa io la segno, la prendiamo. Come la segni? Che sa, la segni due volte, mi sei bravo. Altro che la figlia di Iovio.